Io non sono di nessuna epoca, di nessun luogo. Oh, ma quella è una tavola Ouija. Usiamola. Ma che stai a dire, dai? Al di fuori del tempo e dello spazio, il mio essere spirituale vive la sua eterna esistenza. This a dream. Buon pomeriggio e benvenuti a sulpanaro.net, la nuova trasmissione televisiva che vi terrà compagnia ogni settimana qui su C100, dalle 14 alle 15 ogni venerdì. Allora, vi presento questo progetto, mi presento io, sono Antonella Cardone, sono giornalista, dirigo questo nuovo portale informativo che quotidianamente dà notizie per tutto quello che riguarda l'area compresa tra Panaro e Secchia. Noi siamo nati a inizio dell'anno e siamo stati anche noi coinvolti subito sul pezzo a raccontare l'emergenza alluvione. E adesso trasportiamo, ogni settimana scegliamo un tema che porteremo qui, approfondiremo con gli esperti più competenti. E questa settimana era inevitabile parlare di alluvione e abbiamo scelto Gilberto Bonaga, che è il nostro ospite, qui alla mia sinistra, e professore di geologia all'Università di Bologna. E Gilberto ci racconterà, insomma, cosa è accaduto nella notte tra il 19 e il 20 di gennaio, quando, ricorderete tutti, l'argine del Secchia a San Matteo si è rotto e una quantità pari a 20 milioni di metri cubi d'acqua si è riversata sulla bassa. Per capire, è una quantità d'acqua che riempirebbe lo stadio Mapei di Reggio Emilia per 20 volte, quindi una quantità enorme, una quantità d'acqua che è defluita piano. Adesso, con un contributo video tratto da Eureporter, cominciamo a renderci conto di quello che è accaduto. Si sta allagando tutto. Ci sono le canaline che sono piene d'acqua, che non funziona.
Madonna. Le prese le staccate tutte, quelle prese lì? Sì. Vado giù in garage. Controlla che non si apra lì come diceva lui, qua qualcosa. Le immagini sono davvero impressionanti, vediamo gli sforzi della popolazione sono stati notevoli fin dal primo momento, però nonostante gli sforzi della popolazione non c'è stato modo di arginare e si è allagata un'area di 60 km quadrati, un'area enorme, metà della provincia di Modena. Allora, professore, ci spieghi un po' cosa è accaduto? In base a quello che io sono riuscito a leggere dai dati disponibili che sono pubblici, non ho informazioni riservate da guardare, c'è stata una piovosità abbastanza elevata che si è accavallata con precedenti piogge che non erano ancora state smaltite completamente. Questo ha provocato l'innalzamento dei livelli dei fiumi della provincia di Modena in pianura e si è generata un'onda di piena che non è stata la massima piena verificatasi negli ultimi anni. Ci sono state piene più intense nel 2009 e piene abbastanza paragonabili negli ultimi anni. Ma mai è successa una tragedia del genere? Infatti quello che è l'anomalo di questa alluvione, di questo allagamento, è che a un certo punto un argine ha ceduto. Se quell'argine non avesse ceduto, la piena sarebbe passata senza grosse conseguenze, ce ne sono state altre più grosse, ripeto, quindi non proprio la causa di tutto il danno è da riscontrarsi nell'argine. Perché questo argine ha ceduto? Beh, gli argini sono dimensionati, diciamo, per resistere alle piene massime che si prevedono nella zona. E questa non era una delle piene massime, quindi in teoria quanta acqua si è riversata nella provincia è venuto fuori un disastro e viene fuori sinistra, tutta da quel buco lì, non ci sono altri punti in cui l'acqua è uscita, è partita da lì e ha seguito la pendenza riempiendo piano piano tutte le zone più basse e poi via via quelle più alte, ma si è propagata da un unico punto, quindi tutto questo problema si è generato appunto perché questo argine ha ceduto. Se non avesse ceduto, problemi di questo genere non ci sarebbero stati, cioè difficilmente ci sarebbero stati problemi paragonabili. Quindi c'è da cercare di capire perché questo argine ha ceduto. Questo argine aveva già resistito, come ho detto, a piene di dimensioni paragonabili nel passato, anche in un passato abbastanza recente. Quindi bisogna immaginare un meccanismo che in un tempo relativamente breve abbia indebolito l'argine, rendendolo incapace di contenere la spinta dell'acqua. Ci sono varie possibilità che si possono immaginare. Quella più probabile è che sia stato danneggiato da, ecco qui vediamo delle immagini dell'argine. Nel corso degli anni non è che ci sono state fatte, cioè se ci fossero state fatte delle opere umane sull'argine, io darei immediatamente la colpa alle opere umane. Non ci sono, cioè se uno guarda le fotografie, nessuno ci ha fatto dei buchi, ci ha messo dei lampioni, ci ha fatto dei sottopassaggi, dei qualche cosa, un ponte attraverso il fiume, non è stato fatto niente di tutto questo. Quindi dalle tracce che si riescono a vedere è difficile dare una colpa alla cementificazione per il crollo dell'argine, alla cementificazione o un intervento comunque correlato all'attività umana, deve essere stato qualcos'altro. I maggiori sospetti rimangono due in questi casi, quando si hanno questi tipi di crollo. Il crollo che c'è stato non è stato un sormonto dell'argine, cioè non c'è stata un'onda di piena che ha scavalcato l'argine e l'ha scavato dall'alto, no? Hanno un modo di crollare gli argini che non è che possono venire giù per 5.000 motivi, cioè c'è una decina di motivi. In questo caso tutti i motivi sono esclusi tranne quello della filtrazione da sotto, cioè dell'acqua è riuscita a infiltrarsi al di sotto dell'argine o dentro l'argine stesso, a scavare una galleria e a trovare un'uscita dall'altra parte. È il fenomeno del sifonamento. È il fenomeno del sifonamento.
cioè riesce ad arrivare dall'altra parte dell'Asina rispetto al fiume con una velocità, una pressione, una velocità tale che riesce a scavare e ad allargare il buco da cui passa. Ma mi spieghi, professore, per favore, questo buco avviene nel corso degli anni, del tempo, o improvvisamente l'acqua scava in poche ore e... Dunque, ci vuole qualcosa che inneschi il processo. Okay. Una volta che il processo è innescato, è questione di ore. Ah. Proprio ore, ma una, due, no 20 ore. Cioè bisogna vederlo subito. Il difficile è questo. Perché? Perché succede che quest'acqua, passando, si scava sempre di più un buco più grande, ne passa sempre di più, fino a che a un certo punto comincia a togliere materiale da sotto l'argine, no? Da sotto il piede dell'argine. A quel punto si forma una cavità piena d'acqua, e l'argine ci crolla dentro e viene completamente ribaltato, buttato giù, fatto crollare, fatto franare, no? A quel punto, quando si è già formata la cavità, siamo già molto avanti nel processo di distruzione, di danneggiamento totale dell'argine. Quindi bisogna intervenire prima. Non è una cosa che è sconosciuta, sono fenomeni noti. Ecco, vediamo. Sì, questa è stata ripresa immediatamente dopo. Allora, come è successo? Ritorniamo alla cronologia dei fatti. All'alba del giorno 20 una dipendente di Autogrill torna a casa, trova l'area allagata dall'allarme si telefona alla Protezione Civile, l'AIPO, si innescano tutti i meccanismi che si innescano in questi casi, e in pochissimi minuti è cominciata l'acqua a defluire veloce fino a riempire tutta l'area modenese. Sì, in questi casi probabilmente quando è andato l'allarme era già tardi. Cioè l'argine era già venuto giù. Ci sono dei fenomeni di sifonamento, dei fontanazzi, li chiamano in giro sulla pianura padana, in tutti gli argini, sono noti, sono cose che si affrontano. Qui il problema sembra che sia stato, a me, senza andare a guardare ancora le cause dell'indebolimento, no? Del primo buco, del primo scavo che c'è stato, che ha indebolito l'argine, le cause sono state che non ci si è accorti di questa cosa immediatamente. In altri posti ci si accorge di questa cosa e con delle... le chiamano coronelle, sono delle sorte di muri, di sacchetti di sabbia, si fa una barriera che fa sì che non ci sia all'interno del fiume e all'esterno del fiume lo stesso livello dell'acqua, quindi l'acqua non fluisce più e non scava. Quindi diciamolo, è importantissimo avere un monitoraggio continuo, costante, sì, anche sì, da parte di semplici contadini, passanti, gente sì, che fa jogging, che se vedono un'infiltrazione diano l'allarme subito. Sì, io credo che le persone che abitano vicino agli argini lo sappiano come funziona il gioco, cioè non è che devo venire io da Bologna per spiegargli che se vedono l'acqua che esce devono intervenire subito. Cioè, sono persone che abitano qui da sempre, quindi è tramandata e conosciuta questa cosa. Quello che qui mi sembra di aver capito è che il danneggiamento è avvenuto in una zona dietro a un impianto industriale o qualcosa del genere, per cui non c'era nessuno, non c'era un abitante che stava lì a guardare o qualcuno direttamente interessato. Cioè, se io abitassi sotto un argine e c'è una cosa del genere, ci starei molto attento a quello che succede, però non è che io, cioè, una volta che ho visto la mia zona, non posso andare a girarmi l'argine a piedi di tutta la pianura padana. Ci vuole una collaborazione tra quelli che sono tenuti a fare i lavori e i cittadini che abitano lì, che si accorgano che c'è qualcosa che non va. Se avete domande, vi ricordo, avete la possibilità di scrivere e mandare sms al numero che è in sovraimpressione, 331-242-0485. Noi rimaniamo qui ancora una quarantina di minuti, per cui vi rispondiamo volentieri. E tornando a Bonaga, professore, i danni sono stati poi notevoli. Noi siamo in una terra che ha subito il terremoto nel 2012 e ha avuto tanti danni. Però c'è chi dice che fa più paura l'acqua rispetto al terremoto. Perché? Ma il terremoto è una vicenda devastante, di una intensità di energia molto forte, ma che relativamente dura poco nel tempo. Cioè una scossa dura qualche secondo, un minuto, due minuti al massimo. Dopo ci possono essere delle scosse di assestamento che non sono per niente simpatiche e che se ne farebbe volentieri a meno, ma la botta grossa, quella che fa i grossi danni, è quella che non dura molti minuti nel tempo. È difficile che durino dei minuti. E una volta che il terremoto è avvenuto, si recuperano i danni e non c'è un continuo danneggiamento. Invece con l'acqua, l'acqua si allarga. Qui abbiamo visto che ha piano piano guadagnato terreno, no? Ha occupato spazi sempre più grandi e poi resta, cioè
qui siamo in una zona che si chiama La Bassa, non per caso. E per tirarla fuori tra ci vogliono due fiumi. Ma osserviamo infatti cos'è che ferma poi l'avanzare dell'acqua. Quella linea che vediamo a destra, su cui arriverà adesso l'acqua, è l'argine dell'altro fiume. È l'argine del Panaro, esatto. È l'argine del Panaro. Quindi, la manutenzione è importantissima, è essenziale. Perché Buonporto e Bastiglia sono andate a finire sott'acqua? Perché stanno proprio lì, se non ci fosse stato l'argine del Panaro l'acqua sarebbe defluita. Ma proprio in quell'angolo in alto l'acqua si è raggruppata. Bastiglia è stata sott'acqua quasi 7 giorni. E in 7 giorni la situazione, i danni più gravi dove sono stati? All'agricoltura. L'orzo è partito. Sì. Il lambrusco metà non si sa bene che fine farà. E le case, le condizioni, le vedremo dopo nelle foto che abbiamo raccolto, sono veramente drammatiche. Parlando di danni, si conta più o meno un 400 milioni di euro di danni. Solo per i primi interventi sono stati già spesi 15 milioni di euro. E professore, ci spiega quali sono i primi interventi che si fanno in questi casi? Si rompe un argine e... Si porta al sicuro la gente. Gli si dà da dormire, da mangiare in un posto asciutto, e quello costa, perché bisogna movimentare un pacco di gente, bisogna costruire il posto asciutto, che non c'è. Bisogna movimentare un pacco di gente, dargli da mangiare, trasportarla, e bisogna stare attenti a dividere, no? I soldi spesi per i primi interventi, che sono appunto quelli di portare vediamo in sicurezza le persone, e quelli che servono per la ricostruzione, sono due ambiti completamente diversi. Cioè, i primi interventi non si sta a guardare cosa costa, si portano in salvo le persone, non si sta a discutere. E purtroppo per salvare le persone c'è stato anche un morto, è stata trovata ieri la salma di Giuseppe Oberdan Salvioli. Sì, ho sentito. E purtroppo lui è stato veramente eroico, è veramente un uomo, un eroe di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi per il sacrificio che ha fatto, perché il suo primo pensiero è stato prendere il suo gommone e andare a salvare i vicini di casa. Ci ha rimesso la pelle perché? Perché è scivolato, è caduto in acqua, l'acqua gelida, la corrente l'ha portata via. È morto così, lunedì ci saranno i funerali, oggi c'è la camera ardente aperta. E dicevamo appunto mettere in salvo le mettere persone. Mettere in salvo le persone, la prima cosa sono le persone, dopo le cose, ma la prima cosa le persone, cioè a qualunque livello le persone vanno messe in salvo, vanno messe in sicurezza, all'asciutto, al caldo, con la possibilità di mangiare, la possibilità di farsi curare se hanno dei problemi. Questo costa molti soldi. Perché si deve partire da un campo, no? C'è un campo, bisogna montare una struttura che li tenga al coperto. Quindi costa dei soldi. E queste sono le grosse, le cifre che vengono spese subito, che vanno spese immediatamente. Poi è chiaro, dopo ci sono tutti gli interventi di recupero, di assistenza alle cose, per cercare di rimettere in condizioni normali la situazione. Emiliana. Sì, un disastro spaventoso. Lì dove si è rotto l'argine, e lì poi si è intervenuti anche per chiudere l'argine. Ah beh, per forza, perché finché uno non chiude quel buco lì, l'acqua continua a uscire. Esatto. Quindi uno, siccome abbiamo detto che si chiama Bassa, qui l'acqua non è che va via da sola, rimane, forma un lago e la rimane. Bisogna attaccare delle pompe che la portino più in alto per farla defluire. Allora, se io ho il rubinetto che mi carica la vasca la Bassa da una parte, io ci posso mettere tutte le pompe che voglio da quell'altra, ma io tolgo l'acqua che quell'altro continua a mettermi, quindi bisogna chiudere l'alimentazione dell'acqua, chiudere l'argine, e l'hanno fatto, e dopo, e contemporaneamente fanno andare le pompe. Una volta che chiuso l'argine, le pompe cominciano a funzionare come Dio comanda, cioè a effettivamente far abbassare il livello. Ho visto che hanno anche, non mi ricordo in che paese, perché non sono di questa zona, hanno rotto un argine per far defluire l'acqua che era nella piazza, nel paese, dentro al canale, perché il livello del canale era più basso, allora o ci mettevano delle pompe che facevano scavalcare l'argine o hanno rotto l'argine, sono riusciti a vuotare, certamente che hanno fatto bene, sarebbero rimasti rimanevano ancora sott'acqua adesso. Ma una grande curiosità, io ho scoperto proprio seguendo il caso dell'alluvione, che noi abbiamo in quest'area 3500 chilometri di canali. Sì. Allora, a che servono questi canali? Spieghiamo un po' come defluisce l'acqua. Allora, si rompe l'argine del Secchia, l'acqua inonda tutto, e dove va a finire? Va a finire nei canali, per poi andare verso il Panaro. Dunque, e verso... Qui abbiamo in Emilia Romagna, da decenni, abbiamo una situazione che si chiamano fiumi pensili, cioè il fondo dei fiumi è più alto del fondo della campagna. Ah, ci spieghi bene questo, i fiumi pensili. A forza di portare giù sedimenti, ma i fiumi si generano un letto che è leggermente sopra innalzato e più alto rispetto alla campagna circostante.
In caso di natura allo stato brado, cioè come era prima che arrivassero i romani, quindi non è una cosa recente, i fiumi erano liberi di muoversi, di allagare, di rimanere allagate le aree per dei mesi, erano liberi di andare dove volevano, non avevano costrizioni. Una volta che ci si è resi conto che era un pezzo di territorio molto fertile, l'hanno capito i romani, non è che ribadisco, l'abbiamo deciso noi, un territorio fertile che si poteva sfruttare, si è cercato di contenere questo divagare dei fiumi dentro dei tracciati prestabiliti, in modo da poter utilizzare le campagne circostanti per l'agricoltura. Vediamo questa cartina intanto, che è molto interessante. Allora, in giallo l'area terremotata, in rosso i punti delle trombe d'aria e in azzurro l'area alluvionata. È triste, non si può ridere. Per noi, non si Lorenzo può ridere. Longhi. È terrificante, cioè, è proprio una zona che evidentemente ha fatto dispetto a qualcuno. Cioè. È perché è una zona molto, molto bella, io immagino, è una terra meravigliosa. Ci stava dicendo che i romani per primi intuirono le potenzialità e che fecero? Irregimentarono i fiumi e li trattennero dentro degli alberi che si vennero a trovare più alti della campagna circostante. Poi nel corso degli anni più avanti, quando si è stata la possibilità di avere delle pompe che sollevavano l'acqua, si è bonificato ulteriormente, cioè si è modificato ulteriormente l'andamento dei fiumi e delle reti di scolo per togliere l'acqua dai campi e portarla via. Quindi queste acque vengono raccolte dentro dei canali che vanno delle centrali di pompaggio e che le portano a una quota più alta per poterle immettere nei fiumi o portarle in mare, per dargli la pendenza per potersi muovere da sole. Senza queste pompe qui saremmo tutti sott'acqua, cioè saremmo o sott'acqua o comunque molto vicini ad essere sott'acqua. Quindi è una situazione che è completamente artificiale, non si può parlare di rinaturalizzazione della pianura padana, perché vorrebbe dire abbandonarla, cioè non si può. Però un intervento di tipo urbanistico, c'è oggi sulla Gazzetta di Modena un intervento in questo senso. Cosa viene detto? Viene detto che noi dobbiamo ricordarci che è una terra fra due fiumi. L'urbanizzazione che è stata fatta in questi ultimi anni, si parla di interventi abusivi. Abusivi perché? Perché non puoi pensare di mettere la gente a vivere al piano terra se sai che il fiume è regolarmente in inverno. Ecco, invece questo succede. Non puoi pensare di costruire i garage sotterranei, perché Puoi pensare, però lo sai che se arriva l'acqua, ti arriva l'acqua. Esatto. E poi non ti lamenti. In Emilia un altro morto per alluvione è stato un pensionato a Salabaganza nel 2011 che morì annegato nel garage di casa. Sì. E una ragazza rischiò di perdere un braccio incastrata nel garage di casa, garage sotterranei. Io è qualche anno che non mi occupo più di professione, quindi non so com'è la situazione adesso. Però mi ricordo che qualche anno fa delle persone che mi avevano contattato per un lavoro mi spiegarono che al piano terra, era della zona di San Giovanni Persiceto, al piano terra non potevano mettere gli impianti della casa, tipo il riscaldamento o le macchine del condizionatore, o dovevano tenere un piano terra che era poco più che un magazzino, perché appunto anche San Giovanni in Persiceto è una zona dove se si rompe qualcosa si va sotto, quindi uno dovrebbe, oddio non so qui i comuni come si sono regolati, là so che hanno vietato determinate cose al piano terra, poi al primo piano vabbè siamo a posto, però al piano terra ci sono poco più che dei garage, cioè non delle cose di che si possono rovinare di pregio, di importanti per la vita della casa o comunque che possono essere danneggiate molto, molto, in modo molto pesante. Il garage è la macchina, uno lo avvisano che c'è l'alluvione, si va a mettere in cima un argine, la macchina la salva. Le macchine sì, sono importanti perché... Bisogna che glielo dicano. Bisogna saperlo. In realtà le macchine sono state molto utili nel momento del terremoto, che la gente ha dormito in macchina non avendo paura di dormire. Effettivamente è strano pensare quale possa essere l'edilizia più adeguata per fronteggiare tutte queste emergenze. E ad esempio dopo il terremoto c'era chi pensava facciamo tutti le casette di legno, prendo un fuoco le casette di legno, allora che succede? L'allagamento te le porta via? Piano, prendo un fuoco, adesso ci sono dei legnami che sono impregnati di sostanze, non sono molto ecologici, no? Però sono impregnati di sostanze ignifughe, per cui per fargli prendere fuoco hai voglia di scaldarli, cioè che siano salubri è un altro discorso, però che prendano fuoco, no? Diciamo che una casetta di legno ma non è tanto il materiale, è la progettazione quello che conta. Può essere legno, può essere cemento armato, può essere quello che volete.
deve essere fatta in modo considerato, no? Con della progettazione dietro che tiene conto degli avvenimenti che ci possono essere. Legno sì, è bello, costa, ho scoperto che costa come fare una casa in cemento armato, quindi non c'è nessun risparmio. Costa, è vero. E quindi sì, non sono un grosso, mi piacciono da matti per carità, ma non sono un grosso fautore del legno, perché bisogna saperlo lavorare, qui da noi forse non c'è ancora questa conoscenza, non c'è ancora questa abilità nella progettazione, cioè, non sono molto un fanatico del legno, un fautore del legno, sono un fanatico della progettazione fatta bene, quello sì. Cioè, una casa non può cadere. Tener conto la progettazione della quantità di pioggia. Ecco, questo è un dato anche particolare che ci ha svelato l'alluvione, perché noi abbiamo avuto una quantità di pioggia paragonabile a quella che ha coinvolto l'uragano Sandy negli Stati Uniti, proprio una grandissima quantità di pioggia. I dati provengono dall'osservatorio dove è al lavoro il meteorologo Luca Lombroso, che ci ha dato spunti di analisi molto molto interessanti. Quindi questa grande quantità di acqua, cosa è successo? Anche Bonaga lo ricordava all'inizio. Ha piovuto tanto, tantissimo, ha piovuto una quantità come negli ultimi 50 anni non si è mai vista a Modena. Questa pioggia ha riempito i fiumi. Non faceva abbastanza freddo, oppure faceva caldo per l'inverno, per cui la neve si è sciolta in montagna, quindi ancora più acqua nei fiumi, ha messo sotto stress gli argini. È successo poi che l'argine è ceduto ed è accaduto quello che abbiamo visto. Ora si apre il punto dei risarcimenti. Allora, qua parliamo di una popolazione che, suo malgrado, è esperta del tema risarcimenti, nel senso che... Sì, ha preso già male una volta. Ecco, diciamo che è esperta così di tutte le beghe della burocrazia. Cui si andrà avanti. C'era un interessante articolo sull'Unità nei giorni scorsi che raccontava quello che è accaduto a Sala Baganza. Allora, Sala Baganza, provincia di Parma, l'area vicino a Collecchio, va sott'acqua perché esondano due piccoli fiumiciattoli. E cosa accade? Lì sbagliano a compilare un modulo per richiedere gli esercimenti, fanno un modulo autoprodotto. No, piano, non hanno mai avuto... piano, piano, hanno fornito un modulo sbagliato, esatto, che è molto peggio, non è che il povero cittadino si è sbagliato e adesso peggio per lui, no, gli hanno dato il modulo sbagliato e il povero cittadino l'ha preso nei denti, ma non si è sbagliato il povero cittadino. E lì, da un errore burocratico, parte tutta questa sequela di un percorso folle che va a finire con un decreto del governo Berlusconi che dice no, quell'area è troppo piccola per avere dei risarcimenti, quindi questi qua sono 3 anni che ormai hanno data su e non avranno verosimilmente nessun tipo di risarcimento. Questa è una situazione che però, attenzione, qui in Emilia-Romagna si dovrebbe evitare, perché si collega l'emergenza alluvione all'emergenza terremoto. Per cui a Roma stanno realizzando, vediamo infatti qui c'è anche la cartina collegata, emergenza terremoto, emergenza alluvione, vediamo incide su questa stessa area. Sì. Per cui dal punto di vista burocratico non si dovrebbero avere i problemi di scarsa incidenza di area colpita che si sono avuti in provincia di Parma. Per cui dovrebbero subito arrivare i primi risarcimenti da Roma, che sarebbero questi 11 milioni di euro, che però, come spiegava anche prima Bonaga, serviranno a pagare l'assistenza, gli alberghi, le strutture che sono state usate per far dormire la notte. L'emergenza immediata. E poi vedremo, il governo ha promesso altri 19 milioni di euro per risistemare il nodo idraulico di Modena. Sono soldi stanziati molto tempo fa che ci voleva l'alluvione per poter velocizzare. Ecco, infatti, come tutto un intervento che bisognerebbe fare sulle casse di espansione del Panaro. Quello anche è un tema molto interessante. E niente, allora, ricapitolando, noi tra poco sentiremo anche la voce dei volontari. I volontari hanno avuto una, come al solito purtroppo, perché l'Italia è un paese che si basa sul volontariato, sembra, hanno avuto un ruolo essenziale. Lei ha avuto esperienze di volontariato, conosce un po' questa organizzazione, cioè, vuole raccontare qualcosa su questo? Io molti anni fa, quando avevo un fuoristrada, andavo a fare il volontario col fuoristrada, ma più che partecipare a delle esercitazioni non ho mai, per fortuna non ho mai fatto e non mi manca, sono stato molto fortunato di averlo fatto nel periodo in cui non c'è stato bisogno. Sicuramente c'è una risposta impressionante da parte delle persone dell'Emilia Romagna alla richiesta di impegnarsi per aiutare gli altri, è una cosa che è veramente molto molto forte, molto sentita dagli emiliano romagnoli,
e queste organizzazioni di volontariato sono, per quello che ho potuto vedere io, che ripeto non sono un esperto, sono delle organizzazioni che funzionano molto bene e permettono di incanalare, gestire e mandare gli aiuti e le persone che servono là dove servono. Cioè, è chiaro che nell'emergenza c'è sempre un caos indemoniato, ma con queste organizzazioni di volontariato che riescono a condurre, a guidare i volontari dove serve, nel momento in cui serve di più, si riesce a diminuire fortemente questo caos. Voi immaginate, ecco, succede l'alluvione. Ci sono anche lì dei volontari oltre ai tecnici. Sì. Qui che cosa sta succedendo? Mi stanno tagliando l'argine a buon porto. Bravo, tagliano punto, no? L'argine a buon porto, perché l'acqua era a filo, nel momento in cui è stata tagliata l'argine, l'acqua ha potuto defluire nel canale. E immaginiamo che arrivino dei volontari disorganizzati in un posto dove c'è un'emergenza, ecco, è un disastro. Spieghiamolo questo, perché ci sono state delle polemiche, tante persone vogliono intervenire, è un problema, ma gli enorme. Si è detto di stare a casa. Sì, gli si dice di stare a casa, perché dove mangiano? Dove dormono? Dove vanno in bagno? Cioè, adesso banalizziamo, terra, ma dove vivono questi? Cioè, arrivano in una zona allagata, cosa fanno? Cioè, si mettono a spazzare. No, aspetta, rivolgiti alle strutture organizzate che ti producono un letto, un campo dove poter vivere, mangiare, fare i tuoi bisogni, fare quello che devi, riposare, perché non è che lavori 24 ore al giorno, dovrai anche riposare prima o poi, e mandarti dove effettivamente c'è bisogno di più, perché non è che si arriva e ci si ferma nel primo problema che si trova, magari ce n'è uno più grosso più avanti che bisogna raggiungere. Questo tra l'altro permette, passare attraverso l'organizzazione di volontariato, di partecipare a queste esercitazioni dove ti insegnano come comportarti in queste condizioni, e il rischio è molto minore. Cioè, ci si fa male, quel ragazzo è morto, poveraccio, perché è caduto dal gommone e è stato portato via dalla piena. Quando uno fa l'esercitazione di volontariato, gli spiegano come si deve mettere il giubbotto per salvagente, il gancio, il cavo attaccato al gommone. Cioè, c'è tutta una serie di procedure da mettere in atto, no? Per evitare di farsi del male. I vigili del fuoco che intervengono. Vabbè, questi sono professionisti pagati. Esatto, i volontari comunque vengono istruiti e gli viene creata una struttura che permette di essere infinitamente più efficienti rispetto a avere decine o centinaia di persone che arrivano in modo disordinato e scoordinato sul posto. Meritorio è stato anche il lavoro dei volontari sugli animali. Ah, i volontari sono magici, ripeto. Cioè, questo è gente che si fa... mi ha colpito, perché noi appunto c'è l'alluvione, prendi il nonno, te lo metti addosso, vai e scappi, prendi tuo figlio e scappi, a malapena riesci a ricordarti di prenderti i documenti, le cose preziose, e purtroppo gli animali restano lì. I primi giorni abbiamo detto che ci sono stati paesi che sono stati sott'acqua quasi una settimana. Tanti erano preoccupati per i propri animali domestici. Ma che erano rimasti in casa. Quindi credo che abbiano delle stalle, no? Che ci siano degli allevamenti da queste parti. Ecco, esatto. Cioè, a un certo punto anche loro, anche le povere mucche, poverine. Cane, oh. È stato diramato l'allarme. Gli animali da fattoria sono la priorità, anche perché è un investimento economico fortissimo sugli animali, sulle aziende agricole. E cosa è successo? Poi piano piano, infatti, un'organizzazione poi che è nata su Facebook in particolare, che si occupa degli animali, ha avuto un comportamento veramente esemplare, corretto, perché ha ricordato dove si doveva intervenire, ha rassicurato chi era in ansia. Dice, uno che ti dice non ti preoccupare per il tuo gatto, che comunque può stare anche 3 giorni, 4 giorni senza mangiare, e ti aiuta, è un supporto psicologico che aiuta tantissimo. E tra un po' sentiremo allora la Sonia Novi che ci racconterà. Senta, ma secondo lei, per concludere un po' il discorso sulla tutela del territorio, un dato molto interessante che è stato diramato nei giorni scorsi è che in Italia, nel nostro paese, 4 persone su 10 hanno paura di frane e alluvioni. Ecco, secondo lei è una paura insensata oppure è una paura fondata? L'Italia è un paese bellissimo, è il paradiso dei sarebbe il paradiso dei geologi, perché... avendo vulcani, terremoti uno dietro l'altro, fiumi di pianura che fanno qui. Alluvioni, bello. E un bel territorio montano o collinare con delle belle frane, il geologo qui sarebbe, è veramente il suo paradiso, il mestiere del paese da solo del geologo. Qui la Nuova Zelanda sono i posti migliori per fare il geologo. Okay. In realtà sì, c'è non da avere paura, ma da preoccuparsi, perché non si può abbandonare il territorio fregandosene, sperando che lo tenga su non si sa bene chi. Cioè, il territorio è una cosa che va
coccolato, no? Va mantenuto, ci vanno fatti dei lavori. Io sono andato a vedere una situazione di frana sulle Alpi e ho visto che c'erano dei vecchi lavori di consolidamento fatti all'inizio del secolo. Dico, ma chi è che ha fatto questi lavori? Ma un bravissimo, chiaramente fatti all'inizio del secolo 1900, adesso stanno cedendo. Dice, ma una volta c'erano gli operai forestali che venivano qua su, 1910, a fare i lavori e consolidavano la montagna. Evidentemente è passata di moda l'idea che bisogna consolidare le montagne, che bisogna lavorare, spendere dei soldi, investire per tenerle su perché non crollino, e nessuno ci ha più messo mano da 50 anni. Queste opere di consolidamento sono cedute, il paese che è sotto, tutte le volte che piove c'hanno il terrore che gli arrivi la frana sul paese. Certo. Un problema è appunto questo, che c'è una mancanza di impegno, di risorse per fare manutenzione al territorio. Non è pensabile che una cosa sia fatta e poi non si fa più. Se la interrompo, ma le risorse ci sono. Quanti soldi, ad esempio, sono stati dati in dotazione all'AIPO, che è l'autorità che dovrebbe? Tante polemiche sono fatte sugli stipendi dei dirigenti di questi... L'AIPO ha 250 chilometri di argini, cioè ce ne vuole dei soldi. Lei dice servirebbero investimenti ancora più corposi. Sì, servirebbe... Io credo che, da quello che sono riuscito a capire, c'erano 70 persone che vanno a guardare gli argini, 250 chilometri di argini, bisogna percorrerli a piedi. Sono 70 persone, cosa fai? Ma cioè, allora, in proporzione cosa servirebbe? Servirebbe, non so, in ogni comune una decina di persone messe lì, stipendiate per fare il controllo degli argini, che siano, e le strutture che siano del comune o che siano di un organismo di livello superiore, ci vuole delle persone che vadano a piedi lungo gli argini a guardare cosa succede. Oppure ci vogliono dei volontari che a piedi vanno a guardare, ma ci vuole poi, cioè, c'è la gente che ci va, no? Che c'è un impegno serio su questa cosa. Non ci vuole delle professionalità elevatissime. Uno che va a guardare lungo il fiume se ci sono dei buchi o cose del genere non deve essere un architetto, un ingegnere o un chirurgo. Basta uno che abbia una certa, un minimo di buonsenso, un po' di occhio, un po' di buonsenso. Quindi non sarebbero neanche figure da pagare cifre mostruose. Ci vuole però della gente che si impegni, che faccia questa cosa e a piedi o con un mezzo, piano piano, si giri tutti gli argini. Ora, se ci sono 70 persone adesso che girano per 250 km di argine, adesso è una goccia nel mare, giorno, no? Immediatamente anche dopo l'alluvione. Ripeto, è un problema di ore. Cioè non è che uno dice, vabbè, ci vado oggi, torno fra una settimana. Dovrebbe essere costante. Come durante è stato fatto durante, nei giorni immediatamente successivi durante all'alluvione. Durante le piene, le emergenze, bisogna essere lì di continuo. Poi, tra un'emergenza e l'altra, vabbè, l'argine non sta venendo giù, posso andare a girare. Però i giorni delle emergenze bisognerebbe che ci fosse, come appunto è stato fatto subito dopo, mandare squadre di persone che vanno a girare a piedi lungo gli argini o in bicicletta. Cioè la velocità deve essere quella, no in macchina o in elicottero. Poi gli si può dare degli strumenti scientifici, tecnici maggiori per poter andare a vedere. Questa è una foto molto graziosa, perché notate chi c'è in fondo tra un volontario e l'altro. Sì, guardate bene, è Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio che è venuto a far visita agli alluvionati, anche qui in fondo lo notate tra le strade di Bonporto. L'attore americano è venuto qui, è una provocazione dei volontari che lo vediamo sul ponte, dei volontari dell'ASP. Che giustamente reclamano attenzione, dicono ma come, noi qua lavoriamo, nessuno ci racconta. Sul panaro.net ha raccontato molto di loro, c'è da dire che sono veramente le brave persone. Le piccole testate editoriali forse riescono meglio dei grandi a raccontare quello che succede sul territorio. Quindi sì, ci vorrebbe più risorse dedicate alla prevenzione e alla manutenzione. E ci vorrebbe un controllo anche da parte dei cittadini di quello, dell'efficacia di questi interventi, cioè andare a vedere cosa succede e verificare che funzionino le cose che sono state fatte, non che ci si fida sulla parola. Bisogna controllare. E si può fare e ottenere molto di più. Per dire, se non sbaglio, adesso non vorrei dare dei numeri alla boia, ma... il fiume Tamigi in Inghilterra è stato completamente risanato, mi hanno detto che hanno trovato le lontre dentro a Londra, cioè vuol dire che non è solo un problema di frane, anche di inquinamento. No? Il fiume Tamigi l'hanno risanato, però all'autorità di bacino del Tamigi c'è più di 1000 persone che ci lavorano. L'autorità di bacino del Po, che non è l'AIPO, è quello che sta al piano di sotto e che appunto coordina gli interventi delle regioni,
E quante persone ci sono? 25, 30, cioè sono due ordini di grandezza in meno. La differenza si sente. Ha citato le lontre e una delle grandi protagoniste dell'alluvione è stata la nutria. Ecco, ci racconti un po' qualcosa, questo animale che è un castoro anzitutto? Un incrocio tra un topo e un castoro, detta come va detta. All'aspetto, alla coda del topo, non è molto bella, la faccia del castoro. Un animale che vive in Sud America, è originario del Sud America e che nell'inizio secolo dell'anno scorso, mia nonna l'aveva, venne importato in Italia perché andava di moda la pelliccia di castorino, che chiamavano castorino questo che sì, è, insomma, questo è un roditore peloso che ha una bella pelliccia. Mia nonna appunto l'aveva la pelliccia di castorino, mi ricordo quando ero bambino che l'aveva, e adesso le pellicce non ce l'ha più nessuno, non usa più, il castorino è passato di moda e il castorino non si alleva più, non ne frega più niente a nessuno. Quindi cosa c'è stato? C'è stato una serie di abbandoni di questi animali mandati liberi alla molla, proprio, cioè lasciati liberi da soli, e questo è un animale che vive in ambiente acquatico, scavando delle gallerie che usa come tane, anche di grosse dimensioni, cioè sono gallerie che possono arrivare al mezzo metro di diametro, ma non è importante il diametro, basta anche un buco molto più piccolo, che sono sul pelo dell'acqua o poco sopra. Queste gallerie sono lunghe, anche fino a 3-4 metri, e possono funzionare da via preferenziale per il passaggio dell'acqua all'interno degli argini. Capisco che possa sembrare strano che un animale di quelle dimensioni, sono animali che sono lunghi 50 centimetri neanche, possa tirare giù un argine, ma non è che il castoro si presenta con la cariola, il badile, il piccone e smonta l'argine pezzo per pezzo. No, la nutria scava un buco al di sotto all'interno dell'argine, un buco che normalmente è fuori dall'acqua. Quando l'acqua si alza, il buco si riempie di acqua e favorisce la filtrazione dell'acqua attraverso l'argine, generando quei problemi di sifonamento e di fontanazzi di cui abbiamo parlato prima. Per cui innesca un processo di danneggiamento dell'argine che altrimenti non si innescherebbe. Quindi una diminuzione molto forte della presenza del castorino, l'ideale sarebbe l'eradicazione, in Inghilterra l'hanno fatto sparire, non c'è più. Un'eradicazione del castoro e degli altri animali, tutti gli animali che fanno buchi all'interno dell'argine, sarebbe un'operazione che aiuterebbe molto a diminuire questi danni che ci sono, questi crolli che ci sono. Ci si scontra con... male interpretate tutele del territorio, per cui si preferisce avere questi animali liberi in circolazione e non si interviene su e non li ecco, si ecco magari non monitorando si quello che fanno intervenendo sui danni, ma i costi sono molto più alti, sono notevoli. Abbiamo in linea Sonia Novi. Signora Novi, mi sente? Sì, ci sono. Eccola, sì, buongiorno. Allora, benvenuta a sulpanaro.net. Allora, anzitutto noi ci conosciamo di persona adesso. Raccontavo all'inizio, la testata giornalistica è nata a inizio dell'anno e veramente non abbiamo avuto il tempo di presentarci ufficialmente, ma ci conosciamo con tutti tramite il web. Allora, ci racconta un po' cosa è successo dal punto di vista dei volontari nella notte tra il 19 e il 20. Il 20 mattina, una domenica, vi svegliate e... La domenica ci svegliamo e vediamo che chiaramente c'è stata un'alluvione. E già però la sera precedente, vista la situazione com'era, abbiamo creato su Facebook una pagina Covale che doveva essere chiaramente una pagina per il coordinamento dei volontari, il coordinamento degli aiuti che sarebbero chiaramente arrivati nel momento in cui li avremmo chiesti per andare a supportare. Come mai l'idea di una pagina Facebook? Voi siete già intervenuti per il terremoto, giusto? Quindi noi siamo intervenuti durante il terremoto e devo dire che è proprio sulla base di questa esperienza del terremoto che abbiamo pensato ad una pagina di questo tipo. Dato che durante il terremoto chiaramente l'area era molto, molto più vasta, diversa, le necessità diverse, è intervenuta immediatamente la protezione civile, però c'erano moltissimi volontari che volevano partire anche in quella situazione, c'erano moltissimi aiuti che cercavano di arrivare e chiaramente non si riusciva esattamente a capire dove dovevano andare, dove potevano andare, quali erano le necessità.
perché le persone all'interno dei campi della protezione civile erano chiaramente supportate. Molte altre persone si sono riunite in campi autonomi, per cui chiaramente erano quelle da supportare, famiglie sparse nelle campagne che non avevano nessun tipo di aiuto, e quindi è lì, in quel momento, che noi siamo intervenuti. E quindi è sulla base proprio di questo tipo di esperienza, stiamo vedendo che belli che siete. Sulla base di questa esperienza abbiamo appunto pensato di creare questa pagina, in modo da riuscire a coordinare i tanti volontari senza divisa che avrebbero voluto partire immediatamente e gli aiuti che noi abbiamo chiesto. Senta, devo dire che nei primi momenti non è partito nessuno, perché abbiamo messo uno stop. Chiaramente la protezione civile e i comuni dicevano: non intasate le strade, perché servono a noi per i mezzi di soccorso. Esatto. Qui abbiamo anche bloccato l'intervento dei tanchi che volevano partire immediatamente. Appena è stato possibile, abbiamo formato delle squadre e si andava nelle zone in cui ci venivano richiesti gli aiuti, nelle abitazioni in cui ci venivano richiesti gli aiuti, proprio attraverso questa pagina covale. Senta, questo è un gattino che è stato disperso. Ecco, infatti la domanda era questa: intervento sulle case, sulle proprietà, sulle persone, ma anche sugli animali. Nel momento in cui ci veniva postato sulla pagina, vedevamo su altre pagine richieste di ricerche di animali, e chiaramente che si interveniva immediatamente postando su bacheche le più diverse, in modo che fosse possibile il recupero dal parte dei proprietari. Senta, ma mi dica un po' dal punto di vista che morale ha trovato, cioè ha trovato la gente impaurita, rassegnata, che clima c'era? Io dico che all'inizio sì, c'era una situazione di morale molto molto basso, naturalmente vedendo le case allagate, sapendo che bisognava gettare tutto e quindi ricominciare da nuovo, essere fuori di casa, non si sa ancora per quanto tempo, perché l'opera di risanamento chiaramente... Perché ricordiamolo sempre, l'alluvione è caduta sui terreni colpiti dal terremoto, ricominciare di nuovo, esatto. Andare fuori, brava, sì. Esatto, e poi però devo dire che l'umore è risalito anche grazie a tutti gli interventi che sono stati fatti, devo dire, nei due paesi più colpiti, Bastiglia e Bonporto. Credo che tutti abbiano accolto a braccia aperte tutti coloro che si sono prestati a dare loro una mano, e molte volte erano proprio loro che uscivano dalle case e chiedevano c'è un aiuto. E senta, quindi naturalmente veniva da dove veniva sono dato. Arrivati? Da che città sono arrivati i volontari che sono intervenuti nell'alluvione? Allora, i volontari ce n'erano che cercavano di partire dalle città più diverse, più lontane. Chiaramente si è privilegiato il contatto con i volontari che provenivano comunque dalla regione, per evitare poi che ci fossero degli allarmi e quindi fossero stati costretti a tornare indietro per nulla. Ecco, quindi nelle città più vicine. E poi adesso stiamo vedendo le immagini anche della raccolta di beni di prima necessità. Vi siete occupati anche di questo? Devo dire che la raccolta dei beni di prima necessità, abbiamo lanciato degli appelli, sono stati davvero, c'è stata una risposta di quelle esagerate davvero. Abbiamo raccolto davvero molto, abbiamo anche tra l'altro donate ad altre situazioni presenti sul territorio. Ci siamo rapportati tramite il Centro per il Volontariato di Modena con i COC dei due comuni più colpiti, e abbiamo dato la nostra disponibilità a portare, nell'eventualità loro ce lo chiedessero, a portare degli aiuti. E siete intervenuti anche poi nelle scuole, perché se la scuola è aperta o chiusa può essere sintomo della gravità della situazione. Abbiamo avuto le scuole chiuse per molti giorni a Bastiglia e Bonporto, c'è un asilo nido, il Caiumi, che ha ancora dei problemi, e anche lì però siete intervenuti voi come volontari. Sì, infatti si è intervenuti anche lì, c'è un altro gruppo di volontari che si è dedicato esclusivamente alla raccolta di materiali per la scuola, che vanno dai banchi al pennarello, ai libri, e comunque ad una dotazione che possa permettere agli asili di ripartire in maniera tranquilla, ai giochi per i bimbi del nido, ecco, eccetera. Qua vediamo una maestra che ringrazia, questo è un disegno che hanno fatto dei bambini di una scuola di 100, l'hanno mandata alla scuola di Bonporto. Sì. Senta, signora Novi, adesso la situazione com'è? Che impressione ha lei? Siamo già 15 giorni dall'evento ormai.
La situazione è chiaramente ancora una situazione per le persone che hanno avuto le loro attività produttive colpite o in parte o totalmente, quelli che hanno gli appartamenti ancora svuotati naturalmente dall'acqua, ma che comunque sono senza mobili, senza nulla dentro, le autovetture che sono andate, e chiaramente che la situazione non è una situazione di quelle più semplici, anche perché sembra che i tempi per risanare gli appartamenti e comunque tutte le attività siano tempi lunghi, per cui ad esempio noi come gruppo abbiamo avuto delle richieste di mobili, e chiaro che le richieste di mobili che riusciamo a trovare in maniera anche abbastanza in maniera abbastanza veloce saranno poi prorogate nel tempo. Certo. Perché? E adesso la Banca del Tempo di Modena ha organizzato questo servizio di trasporti per chi deve andare a lavorare, non ha la macchina. Sì. E sì. Da Bonporto e Basilea deve andare a Carpi o a Modena. Ecco, questo sì. È un servizio utile che si può anche organizzare andando sulla pagina Covale, se uno vuole offrire un car sharing, perché no. Poi diceva, sì. Adesso servono i mobili. Mm-mm. Servono, sì, in questo momento stanno chiedendo i mobili, però i mobili, cioè in questo momento sono ancora pochi quelli che possono essere immessi nelle abitazioni. L'AUSL ieri ha diramato una nota in cui l'azienda sanitaria locale ha spiegato esattamente come bisogna approcciarsi dal punto di vista igienico, esatto, alle case, a tutto ciò che è venuto a contatto con l'acqua. Sì. Allora, innanzitutto nell'acqua l'ha ribadito, si era già stato detto che non sono stati rilevati agenti contaminanti, l'ha ribadito, sì, ieri il sindaco Borghi, perché purtroppo, sì, capitano anche queste cose che a volte noi giornalisti sbagliamo. Quindi su un giornale è comparso allarme amianto, se non mi sbaglio, comunque no, l'acqua va bene, sì, però comunque bisogna disinfettare tutto, il cibo che è venuto a contatto con l'acqua va buttato nel rusco, i contenitori, sì, che sono venuti a contatto con l'acqua vanno disinfettati con acqua e candeggina, giusto, e candeggina, anche Buonaria, sì, mi conferma, diluita possibilmente, diluita per non bruciarsi, e comunque tutto va pulito, sanificato, poi i muri che sono impregnati d'acqua, sono umidi, vanno fatti riscaldare piano piano con riscaldamento, e poi appunto, come diceva anche la signora Novi, si può pensare a riarredare. Ma sì, oggi più o meno quanti sono gli sfollati, che lei sappia, chi è che ancora rimane fuori? Gli sfollati ufficiali, di questo non ho notizie del numero ufficiale, dovrebbero essere un'ottantina nel comune di Bastiglia, però gli sfollati che ad esempio non sono nelle loro case ma sono a casa di parenti e di amici, che non hanno scelto la via istituzionale, sono chiaramente molto meno. Bene, rimangono ancora fuori. E signora Novi, io con questa la saluto e la ringrazio per grazie a voi il collegamento. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Sono ancora fuori, dicevamo, i nonnini di Villa Anna, che la casa di riposo di Modena, sono stati i primi a essere sgombrati. Ecco, io personalmente mi sono resa conto della gravità di quello che stava succedendo quella domenica mattina, perché sgombrare una casa di riposo, i poveri nonni che hanno subito veramente già il terremoto 2 anni fa, toglierli da una struttura protetta, sono gli unici che sono stati poi ricoverati negli ospedali per sicurezza e per tutela, perché hanno comunque bisogno di, e chissà quando riusciranno a rientrare nella struttura. Però una buona notizia è che a Villa Anna sono tornati i gatti di Villa Anna, i volontari li hanno trovati, e quindi questo può essere un segno positivo. Bene, noi ci avviamo verso la chiusura. Bonaga, io la ringrazio tantissimo, è stato un contributo davvero molto molto interessante il suo. Noi per tutto il resto della settimana rimaniamo in contatto con www.sulpanaro.net, lo vedete qui il sito internet, appunto qua diamo la notizia che siamo in diretta su C100, quindi questa collaborazione con questo canale televisivo che è molto interessante. Ringraziamo anche Carlo Piccinino che ci ha offerto la possibilità di costruire questa partnership, per usare un termine straniero. Noi rimaniamo in contatto su www.sulpanaro.net, ci vediamo la settimana prossima, sempre venerdì, sempre alle ore 14. Avrei programmato di occuparci di terremoto, di costruzione, però vediamo che succede. Io la prima puntata volevo farla sul tema terremoto, la devo fare sull'alluvione, speriamo bene. Quindi, cari ascoltatori, vi auguro di nuovo buon pomeriggio e a presto, a venerdì. Arrivederci. Si sta allagando tutto. Ci sono le canaline che sono piene d'acqua, che non funziona. Madonna.
Le prese le staccate tutte, quelle prese lì? Vado giù in garage. Raggiungendo i garage. Ma è intrappolato là? Credo di sì, Quelle persone lì come bisogna fare per aiutarla? Oddio! Sta rompendo l'argine? Sta rompendo tutto lì.